Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video che è un road to laurea oggi, sì perché vi devo aggiornare brevemente adesso, questa mattina là, ma poi andare a fare tante cose per la tesi, devo... Andiamo per ordine però. Prima di tutto però ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se volete vedere altri video del road to tesi, mi raccomando lasciate un bel like qua sotto e un commentino raccontandomi se voi avete fatto la tesi o come pensate che la tesi sia. Andiamo subito con la... Vi devo aggiornare brevemente su quello che è accaduto ieri, che non è accaduto nulla di particolare. Però sono andato a parlare con l'ingegnere perché dobbiamo capire tante cose. Sempre perché lo sapete, c'è questa interfaccia tra noi medici. Io, vabbè, non medico, è l'ingegnere. In pratica mi ha dato un po' di lavori da fare. Ho già fatto durante il weekend, mentre che era a Milano, una ricerca bibliografica su quella che è la densità ossea calcolata mediante TAC. Poi il mio medico mi ha dato anche da fare una ricerca bibliografica, sempre su PubMed o su Google Scholar, sulle lesioni della dura madre durante l'artrodesi, ovvero l'intervento che serve per fondere due vertebre. Ho fatto questa ricerca bibliografica che mi servirà per spunto per iniziare a scrivere l'introduzione. Diciamo che nessuno mi sta dando una mano a lavorare, non trovo nemmeno delle pubblicazioni per avere uno spunto, un'idea, e mi trovo un po' in grossa difficoltà. Infatti ieri, un po' mezzo disperato, sono salito da Lara e ho detto: Lara, come devo fare questa tesi? E lei mi ha detto: secondo me devi fare una bella introduzione su cos'è l'artrodesi, come si fa, come non si fa. Poi successivamente spieghi perché voi valutate la densità ossea mediante TAC, perché secondo voi la TAC è migliore della MOC e così via, sempre mediante le ricerche bibliografiche che io ho fatto precedentemente e che comunque dovrò andare ad ampliare. E man mano riuscirai a strutturare la tua introduzione, perché l'introduzione è il cuore della tesi, deve essere lunga, bella, corposa, pesante. E lì è la fase, diciamo, più problematica secondo me. Però sto iniziando a mettere a posto l'idea. Infatti oggi devo andare a fare delle cose che porterò con me per vedere di strutturare al meglio questa introduzione e vedere come si evolve. Sto andando in università, biblioteca in particolar modo, perché vorrei trovare qualche libro di ortopedia fatto bene. Il libro da cui ho preparato l'esame di ortopedia è un libro, diciamo, clinico, prettamente per un esame universitario di medicina ovviamente, ma gli interventi chirurgici sono trattati in modo molto blando, in modo non dettagliato, e per la mia tesi vorrei avere qualcosa di più specifico, di più dettagliato da cui poter prendere spunto. Speriamo di trovare qualcosa di dettagliato, oppure chiederò, mo che vado al policlinico, al mio medico, se me ne può prestare qualcuno da cui prendere spunto. Finalmente qualche libro di ortopedia, ma vediamo di trovare qualcosa. In pratica sono andato in biblioteca a cercare qualche libro, ma non ho trovato praticamente nulla. Ho trovato il libro del 66 che ho preso, ma non va bene sicuro al 100%. I libri nuovi di ortopedia sembra che non ci sono, perché secondo me se li sono presi tutti i miei colleghi e non li trovo, cioè secondo me quello è successo, perché è impossibile che la biblioteca del campus non abbia libri di ortopedia, visto che ortopedia è la più importante scuola, diciamo, qua al campus. Oh, non lo so raga, ma vediamo se trovo qualcosa nel reparto di ortopedia, perché devo trovare qualcosa per avere una base da cui scrivere, sennò diventa impossibile per me. Sono appena arrivato al policlinico, mi voglio cambiare perché c'è lo specializzando, che è il ragazzo che mi dovrebbe dare una mano, che è in sala operatorio, quindi mi sa che lo vado a beccare lì. Però ovviamente non posso andare vestito così, ma devo cambiarmi. Mamma mia, devo trovare assolutamente qualcosa di base, se no sono perso. 6 hour later. Ragazzi, sono le 4 e un quarto. Non ho mangiato, sono a digiuno da stamattina, non ho fatto manco colazione, lo sapete, faccio il digiuno intermittente. Della tesi non ho concluso nulla. E quello mi dice: fai questa cosa, questo mi dice un altro, ah, ma quello devi chiedere a quell'altro. Ragazzi, cioè, mi sento veramente perso. Mi sento perso. Non... Vabbè, forza e coraggio, la tesi si fa, bisogna soltanto capire cosa scrivere, cosa non scrivere. Io avrei preferito trovare un libro che parlava di queste cose, almeno dicevo prendevo spunto, ma mi pare che libri di questo tipo non ce ne siano, quindi va bene. Poi perché sono cose che io non ho studiato, cioè questi approcci, queste cose, non, quando abbiamo fatto l'esame di ortopedia noi non abbiamo studiato queste cose qua, abbiamo guardato, sì, si fa la chirurgia, non è che ci è stato mai spiegato l'intervento chirurgico. Quindi oggi su PubMed ho trovato 50.000 tipi di pubblicazioni che parlano di approcci che io non conosco, cioè approccio XIF, MIF, TIF, GIF,
Io per carità non è che pretendo di non studiarmi le cose. Cioè vorrei anche studiarmi, ma il tempo non ce l'ho. O studio le cose o scrivo la tesi, o faccio la tesi, o inizio a calcolare le ROI sul programma o quello e quell'altro. Cioè uno, sono il dono dell'ubiquità, non ce l'ho. Adesso devo fare una ricerca bibliografica per approcci mini invasive alla colonna percutanei, poi end spine, cosa vabbè, mi sono scritto perché me l'ero dimenticato. In sostanza, voglio andare a mangiare e poi parliamo. Raga, mangiare in piedi alle 4:47 per ottimizzare i tempi. C'è tanto lavoro da fare, non è semplice assolutamente. Cioè, più che altro perché il mio è un lavoro veramente nuovo e innovativo. E io devo fare un lavoro che non ci sono altri spunti, ma lo devo fare da zero. È una figata assurda, ma in 20 giorni è un'impresa ardua. Però sono uno che non si abbatte, ho parlato pure con mio padre, mi fa stare tranquillo perché per te è tutto nuovo. Vedrai che ci riuscirai a farlo, mi ci metto d'impegno. Dovrò veramente stare attaccato al mio medico, agli specializzanti, a chiunque posso strapolare un concetto, devo stare attaccato. Sto lavorando alla tesi con una bella colonna sonora di sottofondo dove è finito Spotify. Questa è la mia playlist, ve la lascio nei commenti del video, ragazzi, volete scaricarlo. Anche se sei stressato ti rilassi così e io continuo a studiare. Meglio va. Sono le 19:14 e ho appena mandato al mio medico tutti gli articoli che ho trovato. Non sono tantissimi, anche perché in 2-3 ore non è che posso cercare 50 milioni di articoli. Ne sono una decina e sono vari. Speriamo che mi fa sapere che vadano bene. Tanto domani devo andare in sala operatoria, quindi tutto il giorno sarò con lui. Però vediamo, speriamo bene, perché vorrei veramente iniziare a scrivere. Perché forse una volta che inizio a scrivere una cosa tira l'altra e mi rilasso di più. Adesso mi sento un po' preso, non capisco bene la situazione. Beh, speriamo bene. Intanto però vado a sfogarmi un po' in palestra, a fare un bel workout. Ci vediamo più tardi, vi faccio sapere se mi dà risposta oppure calma assoluta. Ovviamente ancora non ho notizie dopo l'allenamento. Sono le 22. Ehi, dimmi l'orario, compà. 22:48 e sono al lavoro sempre sulla tesi. Ragazzi, stasera me la passerò cercando di capire cosa scrivere per la mia introduzione, perché vorrei iniziare a scrivere qualcosa, altrimenti non mi rilasso. Ragazzi, c'è da lavorare, la tesi non è semplice, però è meglio degli esami. Niente ragazzi, io continuo qua a lavorare, stasera andrò a dormire chissà che ora. Domani mi devo svegliare presto, tante piccole cose da fare. Comunque, fatemi sapere con un commento, voi come pensate che il lavoro di tesi, semplice, facile, fattibile? Fatemi sapere con un commento, un bel like, come sempre, per supportare la serie, e ci vediamo in un prossimo video. Ah, iscrivetevi al canale, ciao ragazzi!